Signori e signore, buongiorno. Siamo in Horn of Africa TV. Oggi sono con l'amico dottor Filippo Bovo e tratteremo il tema del Corno d'Africa e l'intervento delle potenze estere. La spinta verso la pace e stabilizzazione oppure per destabilizzare il Corno d'Africa? Ecco, questo sarà l'oggetto della nostra discussione. Prima di entrare nella nostra discussione, però, vorremmo dare una buona notizia ai nostri ascoltatori che Horn of Africa TV andrà nel programma satellitare NileSat dal 1° di settembre. Questa è una bella notizia che ci riempie di orgoglio perché avevamo già promesso da suo tempo che noi cerchiamo di arrivare ad entrare nel programma satellitare in modo che la visibilità sia abbastanza vasta. Con noi dei colleghi ci sono ora da varie parti del mondo, dalla Somalia, dal Sudan e anche dall'Etiopia stanno entrando. E poi anche in America e in altre parti del mondo. E quindi noi stiamo crescendo con voi, cari ascoltatori e sostenitori di Horn of Africa. Tutto questo è merito vostro perché voi ci avete incoraggiati, ci avete sostenuti e noi con il vostro sostegno siamo cresciuti e vogliamo anche ringraziarvi. Ecco questo. Quindi oggi vi chiediamo di rimanere con noi nella nostra discussione di Horn of Africa TV, perché la nostra discussione è di analisi politica e analisi anche dell'intervento delle potenze straniere nel Corno d'Africa. E questo intervento è per creare una stabilità nel Corno d'Africa oppure per destabilizzare e fare un gioco proprio. E come si potrebbe intavolare? Perché ora si sta parlando già che le parti del TPLF, i leader che erano rimasti, che si stanno rendendo conto perché nel Tigray la popolazione, come avevamo più volte detto, sta subendo il peso più grande di questa guerra, che è stata provocata, come tutti lo sappiamo, il 4 di novembre del 2020 dal TPLF che hanno attaccato l'esercito di difesa etiopico, che era di difesa loro, per impadronirsi degli armamenti e mettendo in atto delle azioni atroci anche contro i propri connazionali. E poi hanno proclamato di voler occupare e hanno dato la loro certezza di occupare Addis Abeba e di sostituire il governo che è democraticamente eletto del dottor Abiy Ahmed. Ma questo non è avvenuto. Hanno lanciato anche dei missili, una dozzina di missili a lunga gittata nella città di Asmara contro l'Eritrea che non ha fatto nessuna provocazione, nessun intervento, però è logico che uno stato sovrano come l'Eritrea si deve anche difendere quando viene attaccato. Quando attaccano, dicono che sono pieni di armi, che sono pieni di esercito, di 300.000, di 350, cioè noi siamo capaci di capovolgere, di stravolgere destra e sinistra, e quando invece vengono attaccati e perdono e cominciano a urlare, ah ma ci hanno attaccato, ah ma ci hanno violentato, hanno violentato le loro donne mettendo anche il coso. Il guaio anche che i centri di informazione nostri in Europa che ci sono, li trasmettono esattamente così come dicono, senza accertare
in realtà sul territorio come va. Allora il nostro compito anche come Horn of Africa è quello di dare controinformazione, cioè l'informazione esatta di quello che succede nella realtà del territorio. Perché il TPLF non è altro che un'organizzazione di politica che ha governato l'Etiopia dal 1991, grazie anche all'aiuto dell'Eritrean Popular Liberation Front, che è al governo in Eritrea, che sono riusciti a entrare insieme ad Asmara. Questo l'abbiamo visto con i nostri occhi. Io in quell'anno sono andato in Eritrea attraverso l'Etiopia, con l'Ethiopian Airlines. E ad Addis Abeba, quando ho visto i carri armati con le bandiere eritree, veramente mi sono commosso, perché non me l'aspettavo che i nostri compagni, i nostri fratelli arrivassero lì insieme all'esercito, guidando l'esercito del TPLF, che erano non militarmente così preparati, e sono nati e cresciuti anche dall'esercito eritreo, loro stessi anche lo hanno ammesso, e questo ahimè non se ne parla nei centri di informazione europea nostra. E poi hanno girato la situazione, nel 98 hanno attaccato l'Eritrea e sono intervenute le organizzazioni internazionali. La provocazione è stata per il territorio di Badme, che è un territorio piccolo che non ha né risorse, eccetera, oppure non c'era motivo, perché poi i confini tra l'Eritrea e l'Etiopia sono i confini che non c'è bisogno di discutere, perché gli italiani durante il colonialismo hanno delineato con dei capisaldi il confine tra l'Etiopia e l'Eritrea, che non ci sono assolutamente motivi di dubitare che il Badme fosse anche dell'Etiopia. Però era una provocazione. Infatti il verdetto internazionale è stato quello di dire che il Badme è sotto la sovranità dell'Eritrea. Però per tracciare il confine le organizzazioni internazionali hanno voluto fare un ostruzionismo politico contro le regole internazionali stesse, che il territorio di Badme doveva essere tracciato e consegnato all'Eritrea. E questo, sono passati 20 anni, dal 2000, 2002 in particolare, fino al 2018, che c'era una situazione di non pace e di non guerra, una situazione di tensione militare dove l'Etiopia continuava ad avere aiuti dall'America, dall'Unione Europea, anche essendo un paese che illegalmente deteneva il territorio di Badme, che è stato giudicato essere della sovranità eritrea. E l'Eritrea, al contrario, uno stato vittima, hanno aggiunto 2 sanzioni senza motivi per bloccarla, ingessarla economicamente. Nel 2018 è arrivato al potere Abiy Ahmed, il quale, come il precedente presidente che ha occupato il posto dopo la morte di Meles Zenawi, il famoso leader del TPLF, era un presidente senza un potere effettivo, perché lì doveva dire le parole che erano dettate dal TPLF e doveva respirare quando loro lo dicevano e doveva star zitto quando loro lo dicevano e doveva parlare quando loro stessi lo... A questo punto Haile Mariam de Saleh, il
il presidente precedente ad Abiy Ahmed ha dovuto dire: io non sono in grado di governare l'Etiopia, e ha dato le sue dimissioni di sua volontà. È venuto al potere Abiy Ahmed. Il dottor Abiy Ahmed, come ci ha raccontato pubblicamente lui stesso, appena eletto, non aveva neanche il potere di decidere di uscire dalla capitale Addis Abeba verso un luogo senza chiedere il permesso alle forze che lo circondano, che erano quelli del TPLF. Da casa sua non poteva nemmeno entrare nel cortile reale della sua zona, perché era, diciamo così, controllato e asfissiato quasi nel suo atteggiamento. Quindi lui stesso ci ha detto, ci ha raccontato, dalle sue parole l'abbiamo sentito, che aveva paura anche per la sua incolumità. Infatti è stato attuato 3-4 volte di attentati di morte, gli hanno sparato, ed è stato visto anche su YouTube, ci saranno ancora queste azioni. Per ucciderlo. Ma Abiy Ahmed è stato veramente coraggioso, questo bisogna dare atto, e ha iniziato a seminare, ad attivarsi per il progetto che aveva in mente di fare come leader di uno stato grande quale l'Etiopia, di creare la pace in particolare con gli stati vicini, e ha cominciato con l'Eritrea nel 2018. L'Eritrea ha accettato, ha capito e ha accettato questo invito di pace. I due leader si sono trovati, incontrati, hanno firmato ad Asmara e ad Addis Abeba, si sono scambiati le visite. Sono andati anche in Arabia Saudita, dove hanno preso dei premi, delle medaglie dal re saudita, e in presenza del segretario generale dell'ONU. E infine, quando questo processo andava avanti, nel 2020, come abbiamo detto poco fa, e l'abbiamo detto anche nelle nostre discussioni, il 4 di novembre, TPLF, dopo aver manifestato agitazioni, e non ci si aspettava di arrivare a questo, ha creato la guerra civile in Etiopia, che è ancora in atto. Con gli attacchi in Etiopia verso Welkait, verso Bahr Dar, ha sparato verso eccetera, e su questo né l'America né l'Unione Europea hanno messo delle sanzioni. Questo è un atto terroristico, è un gruppo terrorista solo che può fare questo atto. Andare a sparare, a mandare dei missili nelle città di Bahr Dar e di Gonder, due città grandi dell'Etiopia, e nella capitale di Asmara. E stiamo assistendo veramente davanti a un teatro, che diventano incredibili anche questi leader, perché qui si fa il gioco politico sporco in maniera così chiara, palese, che non è accettabile dal punto di vista anche morale né culturale. Ed ora siamo anche davanti a una situazione in tutto il mondo, a livello globale io parlo, di minacce di guerra che fanno pensare che vogliono sollevare la terza guerra mondiale. In Ucraina già sono mesi che hanno cominciato la guerra, e c'è pericolo anche di far scoppiare un centro pericoloso dove ci sono degli armamenti atomici in Ucraina, e dove ora si sta facendo appello all'esercito, eccetera. Però anche in Ucraina, quando ha cominciato la guerra fra russi e Ucraina, l'Unione Europea e l'America non è che hanno cercato di calmarsi fra due litiganti e mettere la pace. No, prima hanno armato l'Ucraina e poi hanno voluto fare
hanno non solo hanno armato, ma hanno fatto delle sanzioni pesanti a livello economico e politico contro la Russia, e poi hanno voluto fare anche i paceri o il costo. Non si può, se uno mette le armi davanti a un mio nemico che siamo in guerra, non può essere credibile. Quindi questo è andato a favore della Turchia, che la Turchia ora sta assumendo un ruolo importante anche per sbloccare almeno il grano dall'Ucraina e dalla Russia, per evitare il pericolo della morte di fame, in particolare nei paesi fragili come l'Africa e l'Asia, di migliaia e milioni di esseri umani. E siamo davanti anche a una situazione che nell'ambiente di questo mondo stanno succedendo delle situazioni di malattie come Covid che non si sono mai viste. Quindi anche queste situazioni danno una preoccupazione. È come se non bastasse, anche tra Cina e Taiwan ci sono delle situazioni pericolose. E l'America, anziché calmarsi, sta un pochettino appesantendo il suo linguaggio di dire noi manderemo gli armamenti. Quindi questo veramente è preoccupante per tutti coloro che cominciano un po' a vedere, a esaminare la situazione del mondo. E questo è il nostro argomento. Io, dopo aver fatto questa introduzione all'amico Filippo Bovo, che è un analista della politica internazionale, lascio a lui la parola, anche perché sono sicuro che ci darà delle spiegazioni. Io ho messo avanti gli argomenti che ritenevo sia nel nostro, diciamo, programma e del Corno d'Africa. Infatti noi Corno d'Africa ci siamo, però il problema politico e militare dell'Horno of Africa non è distinto dalla politica internazionale anche, e dalle implicazioni anche delle altre forze politiche che, come lo stiamo vedendo, stanno facendo pressione nella nostra area, in Corno d'Africa, così come fanno in tante altre parti dell'Africa. A te la parola, Filippo Bovo, e scusami se mi sono trattenuto per introdurre tutti gli elementi che possono essere chiari come oggetto alla nostra discussione. Grazie, nessun problema. Anzi, prima di tutto un saluto alle persone che ci ascoltano, perché era un po' che non ci vedevano, anche questo è giusto, un saluto estivo, perché siamo nel cuore di agosto. Allora, sì, abbiamo fatto una carrellata di varie situazioni nel mondo, poi se ne possono aggiungere anche altre, perché abbiamo visto in questi giorni, per esempio, una certa, come dire, un certo ritorno di tensione nell'ambito della Palestina, quindi dalla striscia di Gaza, la questione di Israele. Abbiamo visto una situazione molto grave. È vero. Chi ha controllato con più attenzione qualche altra notizia, che a volte non vengono mai messe in prima pagina, però sono molto importanti, sulle varie agenzie si possono notare, avrà visto che in Tunisia c'è una situazione di crisi dove un presidente laico cerca di ricreare un po' di ordine, ma ha addosso la minaccia dei gruppi più estremisti legati al fondamentalismo islamico, che già in Egitto, già in altri posti avevano creato problemi. Quindi abbiamo anche lì una situazione dolorosa di piazza, di crisi istituzionale. Il Libano, tu accennavi prima, paesi
molto dipendenti dall'importazione, no? Anche di granaglie, di derrate alimentari, commodity che provengono dall'esterno. Il Libano è un esempio perfetto perché come dire, ha ereditato una serie di crisi economiche, politiche dal passato, ora si aggiungono anche queste nuove. C'era una specie di nave della speranza, no? Di qualche giorno fa che doveva portare un primo carico di prodotti, di grano, di alimenti, e invece abbiamo visto che ci sono stati dei problemi nel poter scaricare, nel poter decidere come, chi, come, dove, quando e perché doveva, ecco, scaricare questi prodotti, che intanto deperiranno poi a stare lì, no? Quindi le situazioni sono enormi, perché dove andiamo ne troviamo, poi appunto quelle grandi che mettono in ombra queste che sembrano più piccole, ecco, Cina con Taiwan, oppure in Europa la questione Ucraina, Russia. Però ecco, se andiamo a vedere, tutti questi casi hanno sempre i soliti mandanti, cioè, e vale anche per la questione poi del Corno d'Africa, i soliti mandanti chi sarebbero? È un certo paese che sta dall'altra parte dell'oceano, abbastanza potente, abbastanza noto, ha anche fatto una bella cultura su certe cose, a volte invece ha fatto un pochino meno belle cose, parlando di cultura, insomma, no? di storie. Se parliamo di politica estera, queste cose qui in genere non fa mai una bella figura, infatti vediamo che il suo operato non è dei migliori. E però ha un gruppo, diciamo, di segugi, di accompagnatori che... cominciando dai paesi europei che sono sempre puntuali nella chiamata all'ordine, nel dare manforte, e quindi c'è questo asse Stati Uniti, Unione Europea con altri paesi alleati, che anche nel caso del Corno d'Africa, come in tutti gli altri esempi precedenti, ha sempre seminato zizzania, ha sempre messo nei guai un po' le persone che vivono in queste regioni, che vorrebbero un pochino più di tranquillità, vorrebbero un pochino più di serenità, e non gli è data questa possibilità, perché promettendo il bene spesso invece queste potenze hanno portato il male. Ora, tu avevi cominciato parlando di Corno d'Africa, più precisamente della questione relativa oggi all'Etiopia. Avevi parlato appunto di questa situazione, della nuova puntata, l'ennesima, insomma, del conflitto, dello scontro tra governo centrale Addis Abeba e TPLF. Quindi c'è anche, come dire, una voce da parte dell'Unione Africana, e l'ho vista, tutti l'abbiamo vista, insomma, ne siamo stati testimoni, no? L'Unione Africana che addirittura si è appellata al governo invece di Asmara perché faccia un po' da mediatore nella questione, insomma, nella contesa, nella trattativa fra TPLF e Addis Abeba, e quindi Abiy Ahmed. Ma è un po' a volte un'esca, questo insieme di proposte a volte funzionano un po' come esche, quindi è un po' come la storia di quando la Nancy Pelosi è andata a Taiwan, doveva creare una reazione molto peggiore da parte della Cina rispetto a quella che è successo, perché teoricamente poteva venire presa come una provocazione tale da creare una reazione militare non post visita con un'esercitazione, ma un intervento pure, magari anche con qualcosa di, insomma, una minaccia anche precedente, magari intercettare l'aereo e fargli capire con dei caccia che non era il caso di continuare e di andare indietro. Ma era una situazione che poteva determinare uno scontro aereo. Se succedeva poi uno scontro aereo, dopo erano due grandi potenze che si trovavano allo scontro. Non era il caso per il mondo di arrivare a questo, per nessuno. Ecco, ma anche queste cose
A livello diplomatico, invece, a volte sono un po' delle polpette avvelenate, delle esche. Vedi anche il caso, no, dell'appello da parte di alcuni organismi, come dire, panafricani, non solo, ecco, perché qualcuno si intrometta, tra virgolette, su questioni interne, no? Di un altro paese, perché sappiamo che l'Eritrea poi storicamente è sempre stato un paese che invece ha detto agli altri, cominciando anche dal caso della Somalia, no? Ce lo ricorderemo, le famose sanzioni che furono date senza spiegazione anche per quel motivo. E aveva detto semplicemente le varie parti interne della Somalia che in questo momento si trovano in una situazione conflittuale fra di loro, devono fra di loro trovare un punto che le faccia andare d'accordo e su quel punto finalmente poter ricreare uno Stato unito. Un discorso che poi sostanzialmente è inattaccabile. Io credo che sia un discorso più che giusto, no? Quindi, ecco, è così è anche su quest'altra faccenda. Chiaramente il TPLF, che ha un'esperienza, come dire, è stato testimone di questa politica e non gli è mai piaciuta. Anche cerca di smuovere tutti i suoi alleati, diciamo, patrocinatori, protettori internazionali, quindi anche paesi occidentali, che hanno pur sempre ancora un'influenza su molte diplomazie, non solo africane. Perché, insomma, cerchino di portare molte di queste cancellerie, molte di queste diplomazie a impedire la prosecuzione di questa politica. Vogliono, insomma, che il governo eritreo si inganni da solo, no? Si freghi da solo, come si potrebbe dire, no? Quindi c'è stata anche questo insieme di tentativi. TPLF vuole poter dimostrare al mondo che Abiy Ahmed è una specie di succursale del governo eritreo. Loro ci tengono a far passare questo messaggio nel mondo. Loro spesso nelle loro propagande lo dicono, no? Lo sappiamo. E che pertanto, se è un cursale, se è un dipendente, se è una persona che ne è influenzato, allora perde legittimità davanti al popolo etiopico. È quello che dovrebbe governare e rappresentare, no? Perché è un agente straniero quasi, no? E loro vorrebbero quindi agire in quel modo lì, no? È un po' una tattica molto subdola, Sì. molto Dare una data. forma politica a come vogliono mandare il messaggio. Come l'hai detto, volevano così mandare il messaggio che il dottor Abiy Ahmed è sotto il controllo di Isaias Afwerki, è sotto il suo, diciamo, la sua sfera, quindi questo è per distaccarlo, per creare un discredito. Però a questo dobbiamo dire che il dottor Abiy Ahmed ogni giorno, come lo sentiamo, lui dà risposte adeguate anche al popolo etiopico. Anche questo lo sta combattendo in maniera, diciamo, abbastanza egregia, capace di dare delle risposte, perché le opposizioni in Etiopia sono molte, perché molti vogliono arrivare al suo posto, a cominciare da Joar, quel di Oromo, che è uscito dal carcere con il suo compagno, ora in America, sta facendo un seminario abbastanza forte per poter avere dei seguaci, no? E prima lui diceva: Oromo, Oromo, perché stai parlando ora dell'Etiopia, dice, perché l'Etiopia deve esistere, dice. E questo è. Poi lui, nel suo discorso, è legato al TPLF e vuole un appoggio. Lui è cittadino americano anche, perché lui, essendo cittadino americano, aveva anche
trovato delle risposte di essere un po' impedito a entrare come incarico grosso dell'Etiopia. Però la sua politica lui la sta continuando a fare ed è una politica messa in atto semplicemente per levare via a dottor Abiy Ahmed. Solo quello, il suo scopo principale è quello di creare ancora una situazione, di mettere in ballo TPLF ancora come seguaci insieme alla parte di Oromo, che lui stesso, quelli che sono Shené eccetera, che si chiamano, che stanno facendo anche disturbi tipo azioni di terrorismo, di uccisioni nei confronti del popolo etiopico. Quindi in Etiopia non è che sta succedendo cose semplici, sono abbastanza concrete, e su questo noi Eritrei veramente lo capiamo e lo stiamo seguendo, perché l'unica cosa, anche la collaborazione ci deve essere, e noi crediamo in questo, che tra l'Eritrea e l'Etiopia ci deve essere uno sforzo di cooperazione per creare la stabilità, perché quello che, se non è stabile l'Etiopia, non ci può essere una stabilità in Eritrea stessa. Il tuo vicino, se non è in condizione di pace, di tranquillità, non sei tranquillo. E quindi questa politica è una politica saggia, una politica che poi le forze estere non li vogliono sentire, perché loro vorrebbero che ci sia un'attenzione, un braccio di ferro, e questo oggi come oggi ormai la maturità è arrivata a un certo punto che capisce in maniera chiara. Per arrivare ai boicottaggi sempre più raffinati, quelli che ingannano anche nella maniera che... Cioè la famosa vecchia storia che il lupo si traveste agnello, no? Però e il diavolo si annida nei dettagli. Quindi anche cose che all'apparenza sarebbero meravigliose a vedersi, però hanno qualche elemento dentro che è come la bomba orologeria che prima o poi ti creerà dei guai. Esattamente, esattamente. E anche nella Somalia, l'ha accennato Filippo, ora anche questo nuovo presidente è andato in Eritrea e ha incontrato i somali che sono stati addestrati come esercito, anche nelle forze navali, eccetera. Hanno completato il loro corso, loro stessi hanno dato testimonianza di aver imparato la disciplina anche di come difendere la loro nazione. In questi giorni sono in atto delle notizie che stanno bombardando gli americani contro il Shabab, non lo dicono. La Somalia deve essere in grado, il governo somalo deve essere in grado di avere un esercito per combattere, se no diventa sempre dipendente dalle forze estere, perché la sovranità anche ha un significato questo, che uno Stato sovrano deve avere una sua sicurezza, un suo governo che garantisce la sicurezza del suo paese. L'Eritrea la prima cosa che ha fatto è quello di creare la sua sicurezza attraverso un centro di addestramento anche che hanno fatto, non per provocare ma per difendere. Infatti con l'attacco di Wayane, essendo stata già preparata l'Eritrea a livello di difesa, è riuscita a respingere 120 milioni di popolazione, quasi 20 volte l'Eritrea più piccola dell'Etiopia. Questo per dare un'idea, no? È uno contro 20, una persona contro 20. Quindi nel corso del 1998, quando l'Etiopia ha attaccato l'Eritrea con le parole anche di prepotenza, dicendo pranzeremo ad Asmara e ceneremo pesce a Massawa, come per dire è una passeggiata, la facciamo, gli facciamo un boccone a questo esercito dell'Eritrea. Non sono riusciti ora, e io secondo me sono ancora più pazzi di quanto sembravano, hai capito, a credere ora che non hanno neanche la capacità di
dare il necessario alla loro popolazione che la stanno mettendo in malattie, vittime a non finire. Questo lo teniamo a cuore tutti, perché lì non ci sono odi contro le popolazioni. L'importante è che questi leader, che hanno esportato tanti dollari, euro all'estero, nelle banche estere che c'hanno, dove i loro figli stanno vivendo una vita esageratamente di lusso, capito? E fanno morire la gente lì in una guerra che non è loro, una guerra stupida, una guerra inutile. È bene che il popolo del Tigray si stanno rendendosi conto, e quindi questo gioco è dall'interno che stanno venendo, mentre dall'estero anche i paesi potenti credono di giocare lo stesso gioco sporco che ormai è vecchio, e devono cambiare strategia, perché ormai la cosa non può andare avanti così, vita naturale. Ecco, questo è il succo della situazione. Concordo, anche perché oggettivamente la tattica che stanno portando avanti, precisiamo innanzitutto che questo gruppo, dopo i fatti di fine 2020, quindi la loro definitiva rappresaglia, ribellione contro il governo etiopico, iniziarono a fare quella cosa che ci ricorderemo, no? Quindi aggiunsero anche al lancio dei primi razzi, prima ancora avevano assalito le caserme, presidi, cosa che avevi accennato in precedenza, dell'esercito etiopico. Il PLF fece questo già allora. Da allora questa cosa non è mai finita, no? Sostanzialmente, salvo alcune interruzioni, ma brevi, per poi riprendere, che abbiamo anche commentate in alcune puntate precedenti, queste cose. Loro comunque da quel momento lì, poco dopo, sono stati dichiarati e riconosciuti anche all'estero come gruppo terrorista. Loro sono un gruppo terrorista, ma sono classificati a livello, come dire, proprio di diritto nel mondo come gruppo terrorista. Poi qualcuno fa finta di non, come dire, di non sentire e continua a sostenere la loro causa, no? Lo sappiamo, l'abbiamo detto. Sì. I media per primi non lo dicono, però loro sono considerati gruppo terrorista al pari di altri famigerati che abbiamo visto all'opera. Sì. Anche i nostri TG, no? Abbiamo visto quello metteva le bombe, quello ammazzava la gente, quell'altro, no? Infatti sono terroristi. Il TPLF è un'organizzazione terrorista, questo è senza dubbio. È inutile stare a discutere, come dire, no? A rappresentare Cristo come i poveri perseguitati innocenti, poverini, no? Disarmati. Infatti. La RAI 3 giorni fa, se ti ricordi, Filippo, ha fatto vedere nel Sudan che scappano quelli del Tigray, eccetera. Sì, hanno fatto vedere le popolazioni, però nel Sudan anche l'esercito militare sudanese sta addestrando dei terroristi del TPLF per rimandarli ancora a combattere, a creare ancora caos, e l'esercito sudanese anche sta occupando il territorio etiopico. Questo si sta cercando ora con calma, senza creare ulteriori tensioni, di cercare. Anche l'Eritrea si sta muovendo tanto su questo qua. Però questo è bene che i centri di informazione europei lo capiscono bene, senza stare lì a scrivere. Io qualche cosa lo stavo leggendo online di difesa italiana, qualche notizia proprio che fanno rabbrividire, perché non, quello che scrivono e non capiscono un tubo di quello che dicono. E quindi è bene che, se si deve fare un giornalismo serio, bisogna capire o mandare qualcuno a vedere con i propri occhi quello che succede sul territorio, senza stare a scrivere. Lì nel Sudan stanno uccidendo le persone nel coso, ci sono tante sofferenze anche umane,
le persone vengono uccise per le strade, eccetera. Non è che c'è una situazione di pace, però questo non se ne parla, si cerca di celare, e questa è la falsità anche delle nostre centri di informazione europee che stanno facendo. Questo bisogna che lo parliamo chiaro, perché siamo anche noi cittadini di questa Unione Europea, purtroppo anche io, anche se sono abbastanza abbronzato, faccio parte di questa realtà, però è una realtà fasulla, e questo bisogna dirlo, bisogna cominciare a dare informazioni esatte, perché siamo con voi noi, e veramente vi preghiamo di cambiare un pochettino la rotta, perché stiamo facendo una brutta figura, la falsità stiamo parlando, ecco. Quindi correggiamo su questo. Prima però concludere questa nostra discussione politica, volevo aggiungere due o tre argomenti di politica sociale. La prima che mi sta a cuore è di quella che riguarda il problema delle donne eritree che hanno lavorato per diversi anni, oltre 40 anni, quasi 50 anni, io sono quasi, il prossimo anno faccio 50 anni in Italia, e che erano venute con noi, che hanno preso la pensione, giustamente una piccola pensione di 500-600 euro mensili, che lo godono al loro paese, in Eritrea, in Asmara. Da qualche anno, da 4-5 anni, tante donne eritree stanno trovando un blocco di trasferta tra la banca italiana e la banca eritrea. E questo perché l'Unione Europea ha messo delle sanzioni contro l'Eritrea, e queste sanzioni sono sanzioni economiche. Però su questo io sto cercando di capire perché molte delle donne eritree che stanno godendo lì, almeno coloro che erano a Firenze e dintorni qua in Toscana, l'ho aiutati ad avere la loro pensione, anche l'ho seguiti nella rivendicazione a livello sindacale delle loro spettanze che gli venivano negate. E quindi tanti anni siamo stati insieme. Ora li vedo piangere davvero, e mi ripiange il cuore. E tante donne che hanno avuto la pensione, che dovrebbero goderla, non la stanno godendo. Alcune anzi stanno morendo senza poter anche i familiari godere e avere in Asmara, e sono rimasti nelle banche, sia banche italiane o uffici postali. Quindi faccio appello al governo italiano, come cittadino eritreo e come cittadino italiano, che se ci sono delle sanzioni contro un governo, non c'entrano queste povere donne. Lasciateli in pace, cercate di farli trasferire in Etiopia, altrimenti faremo delle azioni, anche azioni che si devono fare con manifestazioni pacifiche, incatenandoci davanti a Montecitorio o davanti anche alle banche centrali o all'INPS. Arriveremo anche a questo se non risolvete questo problema. Questo messaggio lo dico direttamente al governo italiano. Non potete farvela nelle povere donne che hanno lavorato per diversi anni, 40-50 anni, nelle case delle vostre famiglie. È una vergogna, è amorale. Cercate di passarmi questi soldi nel loro paese, che dove vogliono stare. C'hanno una piccola casa, che si stanno invecchiando. Io ho visto di 91 anni, 92 anni, che tornano qua per aggiustare. Che venga qui, ci dicono, alle poste o alle banche. Questo è vergognoso. L'Italia si deve vergognare, perché l'Italia ha una responsabilità storica politica nei confronti dell'Eritrea. Ed è vergognoso fare queste azioni di ostruzionismo nei confronti delle povere persone. Uno questo. Secondo, vorrei parlare anche di un ragazzo che è handicappato un po'. Gli manca una gamba, era un partigiano, Yemane Urdegabriel,
che sta attivandosi nell'agricoltura a Roma e sta producendo del TAF. La sua prima raccolta l'ha utilizzata nella semina e grazie anche agli aiuti di alcuni volontari agronomi ci sono, che lo inviteremo, ha accettato di venire con noi in Horno of Africa a parlarci, che ha aiutato Emanè, lo ringraziamo, e che Emanè ha avuto anche ulteriori 4-5 ettari e quindi ha seminato, però gli mancano un pochettino del mezzi economici per affrontare le prime spese. Allora questo appello lo faccio agli eritrei che sono residenti in Italia di associarsi a Emanè, che l'abbiamo già messo il suo numero di telefono nella nostra precedente trasmissione e prossimamente siamo d'accordo con lui di fare ulteriori trasmissioni, di aiutarlo e di associarsi, perché l'agricoltura che lui ha programmato è un'agricoltura che riguarda anche agroturismo, eccetera, e poi il prodotto del TEF lo vuole fare con un marchio del paese suo, dell'Eritrea, e lo vuole che sia anche sotto, passarlo ai giovani che sono qui in Italia per poter lavorare dopo di lui, perché lui non ha neanche una grande salute, però il suo pensiero, il suo progetto è grosso e molto anche lodevole, che lui non è che lavora per se stesso, ma lavora anche per lasciare in eredità a quelli che vengono, la nuova generazione, ai giovani, e quindi di associarsi e di cominciare a collaborare, ad aiutare Emanè World Career, che lo merita veramente. Queste due sono problemi sociali, ma sono problemi anche economici. Se si cresce questa cosa, riempie di orgoglio tutti gli eritrei, perché è un prodotto del TEF, è un prodotto molto prezioso, perché è anche un prodotto oltretutto che concorre alla salute dei diabetici, ed è un prodotto che è pieno di ferro e quindi va bene alla salute e costa anche abbastanza caro. Quindi produrre questo TEF è veramente ottimo, in particolare per coloro che hanno fatto le scuole in agricoltura, di contattare questo ragazzo e dargli la mano. E anche se ci sono italiani che vogliono collaborare con lui, la porta è aperta, contattateci e volentieri vi facciamo contattare con lui. Noi facciamo la nostra parte su questo piano. Se c'hai da aggiungere anche sul lato sociale, Filippo, due parole. Va bene, volentieri. La prima... Ecco, questa faccenda delle pensioni, se ne intuiscono perfettamente le ragioni per cui ci sono stati questi ostacoli. Ovviamente non sono ragioni di tipo tecnico, bancario, finanziario, sono ragioni politiche, ed è questa la cosa più aberrante. Quindi è su questo che ci deve essere veramente una pressione forte, perché se una politica, tra virgolette, sanzionatoria, politica, non guarda neanche in faccia alla dignità delle persone, anzi la calpesta proprio volutamente, va a colpire nelle cose più sacre, viene a mancare proprio di rispetto al lavoro di un'intera vita di una persona, e non solo a quello, voglio dire, lo dico per non elencare anche le altre cose a cui manca rispetto. Abbiamo già detto tutto, quindi non saprei proprio che giustificazioni dovrebbe dare un governante italiano. Ora siamo comunque in un periodo elettorale, fermo restando che non c'è mai da illudersi di nessuno, però ricordiamoci i nomi di chi ha preso quelle decisioni, perché quelli lì, mai più e mai poi, secondo me. Ma il mio parere personale, perché tanto non è che abbia fiducia in chi passerà al loro posto, sia chiaro.
non ho fiducia in nessuno, linea di principio. Però, infatti, ecco. in questo periodo hai detto bene, ecco. Stanno correndo le forze politiche per occupare il potere, sorvoliamo sul presente. Però quelli che hanno preso certe decisioni, ricordiamoci nomi e cognomi, mai più e mai esatto. Poi. Lo bene. Metteremo. Metteremo in piazza. Ecco, e poi la cosa buona successiva invece, questo ragazzo che fa appunto una cosa enorme, però con la consapevolezza che non è solo per lui, e quindi giustamente ha bisogno di persone che manterranno quella cosa che lui ha creato, che magari lo aiutano anche ad ampliarla nel frattempo, finché lui può, e magari che raccolgono anche quell'esempio, lo possano diffondere anche da altre parti. Voglio dire, laddove ci sono le condizioni perché questo progetto si ricrei, poi lui ce lo racconterà, se è fattibile, e sarà un piacere anche conoscerlo. Quindi, bene, rimaniamo così. Benissimo. Poi la terza cosa è noi abbiamo preso anche un'azione a favore dei disabili eritrei. Quindi il nostro compagno Jamal è in Eritrea tra i suoi compagni e aspettiamo il suo ritorno. Però questa azione anche che abbiamo iniziato è un'azione bella perché aiutare i disabili nel loro cammino è una cosa onorevole. Noi abbiamo un progetto di mandare anche un'ambulanza, un progetto di mandare dei computer o delle attrezzature per camminare, come si chiamano, un po' di biciclette per gli handicappati, eccetera. Anche su questo, appena ritorna, lo riprenderemo, perché noi non solo facciamo la politica, facciamo la cultura, facciamo il sociale e ci occupiamo di aiutare chi è più debole di noi. E questa è una cosa anche doverosa sia dal punto di vista umano che morale. Grazie davvero ai nostri ascoltatori di averci accompagnati alla nostra discussione con noi. Scrivete pure i vostri punti di vista, le vostre critiche, li accettiamo volentieri e umilmente accettiamo il vostro parere. Cercate di aiutare Porno Fabrica TV, che è la vostra TV, e in qualsiasi momento, anche se avete qualcosa di importante che volete fare partecipare alla nostra discussione, siamo disponibili ad accogliere le vostre istanze. E finiamo qua la nostra discussione con Filippo. Vi salutiamo e arrivederci. Grazie tante.